Ciao, sono Vincenzo, sono l'educatore del gruppo Verde e oggi vi faccio vedere com'è semplice fare questo cuore con questa tecnica particolare. Allora, per questo disegno avremo bisogno di un cartoncino piegato a metà, una penna, dei colori a tempera. Io ho usato del verde, del viola, qua c'è dell'arancione, del rosso scuro, del bianco e del blu. Poi mi servono delle forbici per carta, un pezzo di spugna vecchia e un po' di acqua. Questa la posso lasciare qua, tanto fa lo stesso. Benissimo, allora intanto iniziamo a fare la nostra forma. Quindi prima di tutto abbiamo preso un cartoncino e l'abbiamo piegato a metà. Siccome voglio fare un cuore, mi viene più semplice. Quindi cosa faccio? Disegno solo la metà del mio cuore. Forbici. E vado a ritagliare il mio cuore. Bene, questo lo possiamo mettere da parte. Userò questo qui. Ho un altro cartoncino sempre delle stesse dimensioni. Allora io inizio a prendere con la mia spugna, vado a mescolare un po' di colori e inizio a tamponare. Non bagnate molto la spugna, mi raccomando, senza mai spostare la mia sagoma. E alzo la mia sagoma. Ecco qui. Questa la metto da una parte. Se dovessi vedere che ho fatto delle piccole sbavature, lo vado a sistemare con il pennello. Altrimenti lo possiamo lasciare così. Quindi anche questo è un buon modo per andare a fare un piccolo disegno. Vi potete sbizzarrire in base alle forme che voi volete. Poi potete andare ad arricchirlo con altri piccoli decori. Una volta che il disegno è fatto, noi possiamo arricchirlo con altri cuori o magari possiamo mischiare un po' i colori e possiamo fare magari dei fiorellini. Quindi poi lo potete decorare come volete. Ricordatevi che i colori li scegliete voi in base ai gusti personali o quello che avete a disposizione. Ciao, alla prossima!